amici miei, bentornati qui su Madra Gaming, il canale più finale del tubo, ragazzi, perché probabilmente questa sarà l'ultima puntata del nostro amatissimo MacPix, ragazzi, quindi vediamo che DLC ci sono rimasti. Unplayed, The End, ok, vediamo, ragazzi, di cosa si tratta questo The End, che poi ci sta, perché è la puntata finale, quindi Grumpy Spacey, non so che cazzo c'era scritto, ok. Ah, il Grumpy Cat, bellissimo, quello so io quel gatto, ragazzi, so io, bello Grumpy. Bello. Ok, è diventato un gran picket gigantesco a mo' di steroide. Armageddon, ok. I don't wanna close my eyes. Bella, Bruce. Ok, vai, spacca tutto. Ma ci penso io, non c'è bisogno che tu ti suicidi. E vabbè, ti ho fatto una spaccata la Carla Pracci. Ma dai, su. Sempre meglio che Crepa, no? Che dici? The Flood. Che cosa sarà The Flood? Ok, una casa normale. Tanto mo direte voi se firma, telefirma, già lo so. Ok, lavandino, spacco il lavandino e si inonda il mondo. Giustamente, vedete cosa succede a non chiamare l'idraulico? Golden Surfer. Tilda detona con il vecchio, raga. Ok, belle zizze, fammi toccare le zizze. Ma no, è un uovo, c'hanno i peli sul petto, che schifo. State attenti, amici. Ormai so più travelli che quelle normali. Attenzione, fate molta attenzione sempre. Ok, gli occhi, le colline hanno gli occhi. Ad immagine se mi mettevano una faccia simile. Che ci hanno mangiato? Era un Pac-Man gigante. Ragazzi, The Hand, proprio ne avessi risolto un ceppo di uno. Ok, lava. Ok, è la fine del mondo. Si sta ingroppando. Che cazzo? Ma MacPix, ma pure le lava ti ingro... Ma MacPix, ma tu sei un avvelenato, un assatanato. Torniamo sul nostro livello Grumpy Cat, ok. Ok, prendo questo sasso e lo do al Grumpy. Vai Grumpy. No. Ecco, giustamente ci ha vomitato sopra perché soddisfare il Grumpy Cat, ragazzi, è molto difficile, quindi benissimo MacPix. Ok, prendiamo. Dai Bruce, vai, torna a casa, ci penso io. Prendendoti a calci nelle palle, dammi il tuo zaino, dammi la tua pelata, dammi il tuo piede, no. E la prenderò questo tasto e lo metterò sulla bomba. Ok, non ho risolto. Beh, giustamente ci portiamo nonno Bob con noi, ragazzi, che è sempre nei nostri cuori. Bob forever. Bob forever, ok. Ci ritroviamo di nuovo su questa stanza inutile. Apriamo il frigo, vediamo cosa c'è da mangiare. MacPix ogni tanto è violento, ragazzi, purtroppo quando il frigo è vuoto lui lo scaraventa per terra, perché ma MacPix ogni tanto si arrabbia pure lui, ragazzi, quindi torniamo alla nostra tettona e questo giro è che tu però c'hai il... Ma vedete che invece te sei una donna, tu, uomo dal petto villoso, ti strappo i capelli, no, prendo questa melma schifosa viola, la prendo e la do all'uomo donna uomo, tieni, divertite, c'è. Ecco, sta a far surfer contrario. Ma che cazzo? Sto surfando, leggendo il mondo. Oh, cioè, ma è buona, ce l'ho fatta. Amici, era la solution. Pacalypse Man. Pacalypse Man. Ok. Ok. Prendo di nuovo questa roba viola. Eccola. È diventato Omino the Pac-Man. Non era questa la soluzione, ragazzi, quindi... Continuiamo con il livello finale, The End, sul stage, The End. E quindi qua dici, qua che cazzo, allora devo cliccare. Ma MacPix, la tua pipì può spengere qualsiasi vulcano, qualsiasi lava. La tua pipì è sacra, è incredibile, MacPix. Dammene un'ampolla. No, ci fa anche abbastanza schifo, ragazzi. Torniamo al Grumpy Cat. E stavolta diamo il sasso a Michael Jordan. Oh la madonna, ambedi MacPix, no, ha ucciso il Grumpy Cat deviando un raggio laser con la roccia. La soluzione per distruggere il mondo, no. Abbiamo ucciso il Grumpy Cat, ragazzi, ma MacPix, non quando c'è da guardare in faccia a qualcuno, non guardo in faccia a nessuno, ragazzi, quindi torniamo di nuovo. Ma che cazzo devo fare, sto lì? Entro nel buco, ragazzi, entrare nel buco fa sempre bene. Vai, arrivederci MacPix. No, ragazzi, il meteorite ha scorreggiato. E quando il meteorite scorreggia vuol dire che non era la soluzione giusta. Quindi torniamo su The Flood. Ragazzi, sto livello la vedo brutta. Sto forno, accendiamo il fuoco e si inonda il mondo.
Mai accendere il fuoco, ragazzi. Mai, specialmente se non hai un cazzo da cucinare. Quindi, benissimo, torniamo su. Che cos'è questo? No, premo il tasto, il pulsantino. No, lo devo prendere e brucio la città. No, no, po poveri occhietti, li ho fatti esplodere. Infatti, non era questa la soluzione, ragazzi. MacPixel a volte fa delle cose così, ma non ci pensa. Insomma, MacPixel invece. Bene, riprendiamo sta affare e ci buttiamo dentro con l'affare. Ok, adesso esce Nano Bob, guarda. No, ragazzi, non era nemmeno questa la soluzione. Allora, che cazzo la devo fare qua? Devo cominciare a aprire tutto. Niente. Ah, non puoi stare attento a casa che apri uno sportello di sallaga il mondo. Ok, intanto c'è Pac-Man pronto a mangiare il nostro mondo. Quindi vediamo un po' se riusciamo. Prendo questa e sto giro gonfio la macchiolina viola qua. Ah, vedi, oh, vedi che è morto Pac-Man perché c'era il fantasma. Abbiamo reso il fantasmino gigante. Giustamente Pac-Man si è attaccato, ragazzi. Ok, quindi niente. T'ha dovuto a te, Bruce. Ci devi pensare a te. Vai, Bruce. Mi sono disegnato la barba. Se vabbè, no, vabbè. Ha evitato. Ah, bello. Vedi che MacPix. Ragazzi, MacPix ha salvato il mondo veramente. Con questo livello ha salvato veramente il mondo, ragazzi. Avete visto? L'asteroide si è aperto. E poi si è richiuso al momento giusto, ragazzi. MacPix è il numero uno, ragazzi. Ok, abbiamo aperto tutto qua. Abbiamo aperto tutto, non c'è più niente da aprire qua dentro! Questo c'è rimasto da aprire. Qua sopra! No! Una colonna sonora da paura! Da paura! Allora, qua dei fuori, le finestre, no! Che cazzo? Qua, sto pezzo qua. No. No! Cos'è qui? No, nemmeno qua. E i fornelli direttamente. No. No. Qua sotto. No! Il manichetto del rubinetto. Bravo! Giustamente, cioè, noi accendiamo il fuoco e il mondo si inonda, invece accendiamo, apriamo l'acqua e il mondo rimane normale. In puro stile logico di MacPixeliano. Quindi torniamo indietro, ragazzi. Vediamo se c'è qualcos'altro da completare. Beaten Played. Vediamo un po' se invece c'è qualcosa da zero, però, ragazzi. Unplayed 7 di FPS Rocks. Ok, vediamo un po' di che cosa si tratta, ragazzi. Ci troviamo in Bomberstein. Ah, Wolfenstein 3D, ma certo, ok. Allora, quella è la luce la do al soldato nazista, Heil Hitler! Ecco, diventa una lampada come giusto che niente. No. MacPixel è ovunque, ragazzi, boom! Questo livello si chiama boom, vediamo un po' se riesco a capire di che cosa è. Doom! Vabbè, ma come fai non a me MacPixel? Ma guarda che livelli ci stanno, ragazzi. Ma magari esce MacPixel 1, 2, 3. E il Marine che ha la panza di fuori si può vedere. No, ma povero Marine, no! L'immortale Marine MacPixel l'ha ucciso brutalmente, ragazzi. New Camor Bombem. Cos'è? Duke Nukem? Sì, ci ho azzeccato, raga! Allora, prendiamo questa e la diamo al Duca. Vai, Duca, pensaci tu. No, non menar Duca! Che cazzo? Ma il Duca è inattaccabile, MacPixel è utile che studia buff. Non ce la puoi fare, no? E il Duca non soffre danni, non so. Bombuake. Che cos'è? Quake! Ma certo! Sono tutti gli FPS! Il Mandra ci è arrivato dopo un quarto d'ora! Ok, la Madonna! Una super bomba! No, ragazzi. MacPixel potrebbe essere tranquillamente il protagonista di un gioco. Io spero che ne facciano un videogioco vero. Bomba 849 Escaping. Questo. Il tizio qua mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo il gioco. No, che è sta a fare qua? E dammo io in testa a lui. Giustamente, pila sveglia, MacPixel, ma tu ti presenti con un cartoccio di ferro enorme, ma quello ti gonfia, no? Ma è normale pure? Bomb Hunt. Questo mi pare che è un gioco vecchio, però. Ma non mi ricordo come si chiama, ragazzi, quindi procediamo, andiamo avanti. Andiamo un po' sto cagnolino. Era questa sul no.
Ragazzi, MacPixel prende a calci cani, papere, mici. MacPixel è così, eh. Bat, prendiamo il bat, no. Prendiamo qui. Super, no, ho trovato la bomba. L'abbiamo spenta. No. No, non l'abbiamo spenta, amici miei. Quindi, purtroppo, non era così. Torniamo sul nostro livello di Doom. Andiamo qua. Guarda la faccia lamer del tizio, eh. L'abbiamo accarezzata e gli abbiamo fatto spegnere la fiamma. Ma perché i mostri di Doom sono buoni, ragazzi. Voi vedete tutti gli spuntoni, i colori strani che fanno. Ma loro sono buoni perché una carezza del MacPixel risolve tutto, ragazzi. Quindi, Hadouken, mo' te do un destro. Caccio. gli dai un carciaio palla al Duca e ti fa male al piede. Ma il Duca è intoccabile, ragazzi. È intoccabile, lo sapete meglio di me. Vai con Quake, adesso divento io gigantesco. Monster King! L'abbiamo mandato in cielo, ragazzi! To the moon! Ma non era questa la soluzione, quindi un calcio alla bomba? No, amici miei, non era nemmeno questa la soluzione. Tocchiamo la paperella. Mia paperella, andiamo al cane. Ne mangia la paperella. Ma. Con una mossa di karate preciso sullo stomaco del pulcino ha fatto cagare un uovo fresco e l'ha sbattuto in testa al cane. In testo. Figuriamoci se era la soluzione. No, non poteva essere, ragazzi. Quindi. Allora, prendiamo la lampada e la diamo alla bomba. È diventata una navicella spaziale. Si prende a Hitler e sparisce. Risolto il problema di Hitler, ragazzi. Mi sembra anche giusto che questa potesse essere la solution. Quindi torniamo sul nostro Duca. E che io. Aspetta, aspetta. Ho spento. Che cosa ho fatto? Spengere toccando il vetro la luce di una stanza a chilometri di distanza. L'ho fatto anche una grande rima. Non era la soluzione, ragazzi. Quindi prendiamo la bomba e la diamo a Isso. Eh sì, l'ho dodgiato, l'ho schivato. Quello mi ha spento la miccia della bomba. E giustamente era la soluzione, ragazzi. Quindi, vediamo un po'. Ho udito da una stecca. Che devo fare? Devo che te gonfio. Te do menà. Te do menà. No, niente. No, ragazzi. Quindi, prendiamo il cartoccio di ferro e la diamo sulla bomba. Besting, l'hai distrutta. Sì, amici, era questa la soluzione. Oh, bombante, bombante, bombante. Allora. Vediamo un po', c'è qualcos'altro da scaraventare? No, no, no. Direi di no, quindi prendo di nuovo la papera e la do. No, 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 non c'è niente di cliccabile, la ridò al cane. No, 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 no. Quindi torniamo sul nostro Duca, prendiamo questo e le diamo a K. Non fare il vandalo, MacPixel! Hai ucciso milioni di persone in strada! Ma l'importante è che il palazzo non sia esploso, quindi sti gran cazzi! Ok! Allora, forse è la corda qua. MacPixel si è sacrificato per tutti noi, ragazzi. Assolutamente si è sacrificato per tutti noi. Ha visto la bomba dall'alto e ci si è spiaccicato sopra. Ma d'altronde, quando MacPixel vede una bomba, non potrebbe essere altrimenti, ragazzi. Quindi vediamo un po' se. C'abbiamo qualcos'altro? Beaten Played User Pack B Played. Ah, Max Lander! È vero, ragazzi! Me l'ero dimenticato! Allora, ci vediamo di nuovo qui su Max Landy. Max Landy. Non era questa la soluzione. Possiamo proseguire, andiamo avanti. Terraria, ragazzi, Terraria, prendiamo il coniglio. Ma vedi che sì, è vero, mi ero dimenticato di questa cosa. Si guarda il coniglio e balla col coniglio in testa, giustamente, ragazzi. E lui esulta uguale, mezzo mondo è esploso. Blue Bomber Boom. Ok, questo che è tipo Mega Man. Ma sì, certo, mi ero dimenticato di aver fatto questi livelli, ragazzi. Togliamo la. Balla cacciatore Pellegrino Macarena. No, ragazzi, indossare la barba altrui non ti porterà alla. Salvificazione eterna. MacPixel. MacPixel. Non si distruggono i sommergibili o qualunque cosa essa sia. Allora, torniamo qua. Vai, apri sta porta. Niente. No, vabbè, ma non. No, ma Slender è invincibile. Prendiamo sto tizio qua sopra.
Uno prende un tizio e il mondo esplode. Mi sembra anche giusto, ragazzi. Mega Man. Non mi sei mai stato molto. Un calcio nel culo lo ha fatto dissolvere, ragazzi. E ci sta. Lo posso dire che ci sta? Ci sta. Quindi, andiamo da te. Tu non mi sconfifferi. Non mi sconfino. Oh, è scemo! No! Diventerò un super mutante alla Hulk! Fatto male il mondo, ragazzi. Slendy, mi sa che si batte qua. Ok, vai. La carta sulla bomba. No, non è cambiato un ceppo. Prenderò questo coso e lo darò al mostriciattolo. Lo brucio. Sì, bruciamo insieme la gamba di MacPixel. Niente, no. No, prendo sta affare e lo do a Pac-Man. Beh, Mega Man. Oh, bevi. Bevi tutto. Vai, ti sono tornati i tuoi poteri. Hai scar. Amici, era questa forse la soluzione. Era questa the solutions. Torniamo sul nostro Max Slender, ragazzi. Slender, prendo la bomba. Eh no, Mandra, dai, su, te sei rincoglionito. Bene, allora prendo questo e brucio l'omino qua. Brucia, brucia nelle fiamme dell'inferno. Oddio, brucia lui. Ah, eri tu il diavolo, diaveri tac, eri te il diavolo. Dove cazzo, ma dove minchia state andando? Ma era questa la soluzione? Ma no! Ok, ragazzi, credo che l'ultimo livello della nostra mitica serie di Backpixel sia con Mac Slender. Quindi prendiamo questo, il famoso foglio, e lo diamo sul computer. Vai! Vai! Sì, arrotolalo, mettilo dentro. Mac Pixel Door 1964 Ready Load Translator Press Play to. Ok, vabbè, ok. Ma noi lo sappiamo che dallo Slender all'inglese mi sveglio presto per andare a prendere i miei figli a scuola. Ma sì, ma Slendy non vuol fare del male a nessuno, ragazzi. Lo sappiamo tutti. Ma la soluzione di questo minchia di Slender qual è? Allora, prendo il foglio e vado qua. E mo' ritrovo davanti. Certo che è inquietante, però. Posso dire che è inquietante, Slendy fa sempre la sua porca figura, eh. Che è sto coso qua? Oh! Lui guarda dentro, s'abbronza, diventa nero! E in realtà è lui, Slenderman, con gli occhi blu! No, no, ma abbiamo trovato un nuovo puzzle. Vediamo un po'. Prendiamo questa e bruciamo la pagina. La bruciamo! Ma no, voglio più vedere queste pagine io! E Slender non esisterà più. Carbonizzato la stanza, Max Slender si incazza. È arrabbiatissimo. E brucia. Perché se tu bruci le pagine, bruci Slenderman. E questa è la soluzione. E questa è la vera soluzione per uccidere il nostro Max Slendy, ragazzi. Però c'è partito un braccio. C'è partito un braccio, ragazzi. Ed era questa la soluzione per concludere anche questo nostro bel livello, ragazzi. Quindi torniamo indietro. Facciamo un bello special di MacPixel, ragazzi, perché l'ultima puntata merita di essere giocata fino in fondo, ragazzi. The Tram, cioè qua ci abbiamo. Ma questi qua sono i livelli che abbiamo fatto, però mi pare. Sì, raga. Sta cosa mi ricordavo, però era figa uguale. Vabbè. Signori, bentrovati qui nel nostro colloquio di lavoro, non vi preoccupate, e io menardatore del lavoro, gli do il portatile in faccia, e no, giustamente, questi qua però, ragazzi, forse sono gli stessi livelli ma con soluzioni diverse, non lo so, lo vogliamo, sì, buttandomi nella lava ho osservato il mondo, ragazzi, sì, sono livelli che abbiamo già fatto, però forse hanno soluzioni diverse. Non so, io intanto picchio i serpenti come se non ci fosse un domani. Vediamo che magari completando davvero tutti i livelli, tutti, magari ci dà un qualcosa di segreto e speciale, ragazzi. Sì, questi livelli me li ricordo assolutamente tutti. Vediamo, non mi ricordo le soluzioni, ragazzi, perché insomma è passato un bel po' di tempo. No, infatti, vabbè. Lui saluta però, anche quando non c'è ossigeno nell'aria, saluta. Ok, il vecchio lo mandiamo a cagare. Sicuramente era questa la soluzione. Non è vero. Ok, ci vediamo di nuovo. Ok, facciamo altre fotocopie per le nostre chiappe. Questo è il nostro curriculum chiapposo. Non era nemmeno questa la soluzione, ragazzi. Quindi. Oh, bah, 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 bah. Prendo la pala. La do sulla bomba. Il serpente gli facciamo mangiare la bomba. E abbiamo risolto il problema.
Guarda, lo vedi? Problema risolto. Poi, qua che cosa c'era da fare? Sono il nostro uomo di merda! Il MacPixel nostroniano! No, 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 no. Agiamo sul computer, MacPixel 1964, Ready Load Space Invaders. Stiamo caricando Space Invaders, attenzione. Ce l'abbiamo fatta? No. Non è questa la solo son, son, son. Dammo un calcio a questa, bello. Ma con chi te pensi di sta per la? Ma io mo te sfondo, dia, ma te sta in chiara infame. Aia, aia! Così impari! Non si danno i calci nelle palle a MacPixel. MacPixel. Vabbè. Io non avrei mai immaginato che questa fosse stata poi la soluzione. Non me la ricordavo più, eh. Premi il tastino? No, non era questa. Allora, bomba. La diamo a lui. No, ragazzi. Però, ma non ho fatto quel livello io. Non me lo. Ma se manda. Se manda. No, no, no. Allora, prendo questa. La metto qui dentro. Esatto. Sì. La soluzione di questo me la ricordo. Però non so perché me li sta facendo fare di nuovo, ragazzi. Forse è un trappolone per farmi avere dei livelli segreti nascosti. Non lo so, adesso, adesso lo finiamo. Questo lo finiamo, vediamo un po'. Un po' di grog a me, ti piscio sulla gamba aliena. E l'alieno ci manda a cagare. Giustamente, ragazzi, è così la verità. Quindi bomba qui. La mando sul portellone. Abbiamo sfanculato il dirigibile riempiendolo d'acqua, ma non siamo esplosi. Quindi la logica di MacPixel è questa, ragazzi, come giusto che sia. No, no, questa l'avevamo già fatta, l'avevamo già fatta. Quindi andiamo a parlare direttamente con il nostro amico alieno. Amico alieno? Amico alieno? Amico alieno? Amico alieno? No. MacPixel bla bla bla. No, no, qui c'era un qualcos'altro da premere, sicuramente. Vediamo un po'. Era una letterina di merda, no. Ah, ok, forse era qua. Arrivederci. No. Ah, forse era così. Prendo il grog, lo metto qui. Bevo, piscio e spengo l'incendio. Ragazzi, la pipì di MacPixel l'abbiamo visto, specialmente questo gameplay. È speciale, assolutamente speciale. Free DLC, ragazzi, abbiamo finito tutto. Beaten, 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 beaten. Beaten, beaten. Ok, amici miei. Spero che possano nascere altri MacPixel, altre puntate, altri episodi, altri livelli gratis. Un gioco veramente vero, proprio al 100%, ragazzi. Quindi il nostro MacPixel per il momento si conclude qua. Ma il vostro Mandruccio ve lo promette, ragazzi. Se mai usciranno dei nuovi livelli, pam, vi sparerò subito un nuovo gameplay. Quindi, ragazzi, se la serie vi è piaciuta, so che è stata una delle serie più apprezzate. Se la serie, se la puntata, se MacPixel vi è piaciuto, ragazzi, commentate il video, condividete il canale, iscrivetevi alla fanpage su Facebook, ragazzi. Io a MacPixel lo adoro. Se trovo un portachiavi, me lo porto a vita insieme a me, ragazzi, perché MacPixel è un personaggio. Beh, è troppo bello, ragazzi. Mi ha fatto morire di risate. Spero che vi siate divertiti anche voi, ragazzi. E niente, al prossimo video MacPixeloso. Speriamo, ragazzi. Quindi vi auguro una buona giornata e vi rimando al prossimo MacPixeliano, chissà, video. Ciao!